11:35 minuti primi, questo è Ciao Mamma con Laura Monti. Laura adesso ci fa un riepilogo di quello che sta facendo per preparare i bigolotti de pomi, che è una torta di mele in pratica. Adesso vediamo che sei già alla fine dell'impasto più o meno. Sì. Spiegaci l'esatta quantità, perché ce lo stanno chiedendo dalla regia, stanno telefonando per chiederci l'esatta, come hai fatto a fare questo impasto. Allora, io ho preso 3 uova, ho diviso gli albumi dai tuorli. Ho montato a neve gli albumi, i tuorli invece li ho montati con lo zucchero, poi ci ho aggiunto un bicchiere di latte, di quelli da cucina, normali, da tavola, poi ho messo il lievito, io uso quello antica ricetta di una certa marca, praticamente. Beh, lo puoi dire. Il cremor tartaro sarebbe praticamente, no? Quello antico. E, poi ho messo le mele nell'impasto. E ho messo 100 grammi di burro fuso per dare un po' più di brio alla torta. Ecco. Anche consistenza magari. Sì, consistenza. Esatto. E, niente, poi ho aggiunto le mele tagliate a pezzetti, quelle che avevo tenuto da una parte. L'elastico, l'impasto deve sembrare elastico, deve scrivere poi alla fine. Adesso è ancora un po' morbido, sono circa 250 grammi di cucina, però ecco, noi dobbiamo vedere proprio che scrive. 250 grammi di farina, che più o meno. Scrive vuol dire che io alzo la frusta e che mi lascia in giro. La scia. La scia, bravo. Quindi bisogna aggiungere, tu hai parlato di 250 grammi di farina circa, sì. Però magari, vedete voi, deve essere un po'... un blob abbastanza denso, insomma, non deve essere liquido. Deve scrivere, come hai detto tu, quindi quando... ecco, fallo vedere così, esatto. Non scrive ancora, vedete? Vuol dire che devo mettere ancora farina. Perché questo dipende tanto anche dalla grandezza delle uova. Ah, certo, ovvio. Ovvio. Quindi adesso ne aggiungerai dell'altra? Sì, un pochino. Siamo arrivati quasi ai 3 etti. Magari. Ma nel mio caso, però a partire da 250 grammi, casomai... Per non esagerare subito, perché aggiungere si fa sempre in tempo. A toglierne no. A toglierne no, esatto. Adesso quando arrivo alla consistenza esatta facciamo vedere. Quindi hai praticamente montato a neve gli albumi delle uova. Sì, e poi li ho aggiunti all'impasto prima di mettere la farina. Prima di mettere la farina, aggiunta all'impasto e poi naturalmente hai aggiunto lo zucchero nei tuorli. E tu hai messo tutto insieme e anche con lo zucchero e i tuorli hai usato lo sbattitore. Esatto, sì, più che altro per sciogliere prima lo zucchero, altrimenti si può fare tutto direttamente con la frusta. Un altro avevo già lo sbattitore a mano per quanto riguardava gli albumi montati a neve, quindi non è che ho tribolato. Un altro procedimento che hai usato è stato quello di tagliare a fettine le mele, aggiungerci limone e zucchero per evitare che si ossidino. Sì, esatto, e dentro nell'impasto ci va un pochino di buccia di limone, per questo il limone deve essere biologico. Ah, la buccia di limone. Anche se tu prendi invece il limone, quello normale, ci aggiungono la cera. Perfetto. Ok? Esatto. Ecco, adesso è della consistenza giusta. Vedete? Fila. Bene. Allora adesso lo passo nella tortiera, se mi dai il modo di guidarmi. Tranquilla, io intanto faccio vedere la pagina Facebook, se volete magari diventare amici o amiche di Laura Monti, questa è la tua pagina, con tanti auguri di Buon Natale a tutti. Hai postato anche tu una foto di George Michael, era uno dei tuoi artisti preferiti? Diciamo che, essendo una teenager degli anni 80... E poi anche... vedo anche altre cose. Ecco, qua sei già vestita da Babbo Natale, con questi berrettini che in questo periodo sono andati tanto di moda. Volevo fare presente... Ecco, c'è anche un brano che ti hanno condiviso, del maestro Gigi Stock, Fisarmonica Indiavolata, del 1962. È un tuo... Sei un'ammiratrice di Gigi Stock? Io sono grande amica di Primino Partisani. Ah, Primino Partisani, romagnolo, doc. Certo. Poi e vedo quindi, che tanno... di conseguenza, Tizio Folk, tutti approfittano un po'. Ah, ma sei un'amante del romagnolo? Sì. Gli amici della Romagna approfittano a volte per mettermi... Per infinirmi, per mettermi l'arena del folk, la pubblicità e via dicendo. Ah, perfetto. Canti anche qualche canzone romagnola? Beh, io sono partita studiando aria di casa mia e la mia gente. Ah, certo. Quando ero piccola io, mio papà aveva l'orchestra
Prima era un'orchestra di moderno, tu non so se conosci il periodo degli anni 60-70, certo. Io sono nata che si chiamavano i Falchi, il gruppo di mio papà. I Falchi? Sì. Era il periodo in cui i gruppi e i complessi si dava il nome degli animali, i bisonti, i camaleonti. Mio papà aveva i Falchi. I Falchi. E faceva praticamente le tappe del canta... come si chiamava? Cantagiro dell'Italia, il Cantagiro, no? Ah, Cantagiro, certo. Sì, andava come orchestra base, quando venivano in Veneto, sai che allora non c'erano le basi. È vero. Ecco, e mio padre faceva l'orchestra base ai vari artisti quando si presentavano in quest'estate. E quindi doveva studiarsi tutte le partiture, preparare i pezzi, non è come adesso. Che si... Ma sai che allora non si faceva tanto liscio, si andava solo, certo. Si andava moderno, dicevano, no, all'epoca. È stato poi mio padre che è dovuto passare al liscio nel lontano 1976, quando... Sì, per suonare bisogna, c'era il liscio che andava di moda. Ecco, Casadei, quando Casadei ha presentato la Ciao Mare, che ha vinto il festival... Festival Bar. E poi c'è stato tutto il resto, quindi le orchestre si sono dovute adeguare a fare altre cose. Allora, senti Laura, per starci dentro coi tempi, dopo questa torta quanto dovrà stare in forno? 40 minuti. 40 minuti, dai che ce la facciamo. Ne abbiamo 57 di minuti ancora, quindi riusciremo ad assaggiarla anche se un po' bollente, insomma, non preoccuparti. E, tra l'altro, visto che c'è stato questo episodio del coro dell'Armata Rossa, sull'aereo che è precipitato nel Mar Nero, mi pare di avere capito che non è lo stesso che è venuto qua a Reggio, giusto? No. È stato Venezia, ho visto. Ma era un altro, credo. No, era quello lì. È lo stesso che è venuto a Reggio? Sei sicuro, Marco? Perché io ho visto che il direttore d'orchestra era un altro, che comunque esistono due cori dell'Armata Rossa, uno gestito dal Ministero dell'Interno e uno della Difesa, credo. Quello della difesa è quello che va in giro a cantare e suonare per le truppe, credo che quello che fosse venuto qua fosse quello, però non ho avuto né conferme, ho chiesto anche a qualche addetto ai lavori se fosse vera questa cosa, adesso comunque cercheremo di capirlo, perché anche i TG nazionali hanno parlato solo della loro partecipazione al Festival di Sanremo con Toto Cotugno, della loro esibizione anche nella Santa Sede, però non hanno parlato del fatto che fossero appena stati in Italia. Però questo non voglio dare notizie sbagliate, ma credo che fosse, in ogni caso adesso cercheremo di approfondire se qualcuno ha più notizie in merito. Allora, vedo che la tua composizione è molto bella, hai anche dello stile, devo dire, Laura. Poi sopra ho fatto anche una gastronomia un po' di tempo fa, però è andata male, adesso devo pagare i debiti purtroppo. Ci aggiungiamo dello zucchero? Sopra le mele, sì, per fare la crosticina. Giusto. Magari ci potrebbe stare anche una spolveratina con dell'uovo, no? No. Per fare la crosticina ancora migliore. Troppo crosta? Troppa crosta. No, perché poi le mele mollano l'acqua cuocendosi, no? E quindi esatto, l'uovo si cuoce e diventa... Possiamo metterlo in forno? Possiamo metterlo in 180 forno. Gradi? 180 gradi. Perfetto. Per 40 minuti, posso andare? Vai tranquilla, 40 minuti, quindi arriviamo... Sono le 11:44, quindi 40 minuti significa alle 12:24. Il timer c'è? No, non l'abbiamo fissato. Guarda, quello lì è un forno che va un po' a rilento, però insomma 11:45, 40 minuti, andiamo a finire a mezzogiorno e 25, sì. Giusto, perfetto. Allora Laura, magari ti prepari fra un po' che devi fare anche un altro piatto, ce la sì. Facciamo in 55 minuti? Hai voglia, il riso cuoce 20 minuti, per fare il brodo prima lo mettiamo su, lo scaldiamo. Bene, allora, prima che tu ci canti un'altra canzone, perché ti vedo impegnato e so che devi lavorare, noi ci ascoltiamo un altro brano musicale, faccio gli auguri ad Elena Camarone che fra un... È arrivata? No, dovrebbe essere il 16 di gennaio. Ah. Dovrebbe nascere Sofia, questa è l'orchestra Castellina Pasi con Vivere Adesso. Poi magari ti prepari, se abbiamo un minuto di tempo ci canterai il volo qua una canzone, ok? Sto pulendo perché altrimenti sai che la cucina diventa un disastro, però il cuoco deve lasciarla pulita. Vai tranquilla, ci prendiamo questi 3 minuti,
per ascoltarci Vivere Adesso. Orchestra Castellina Pasi, con un grande augurio di buon fine anno e soprattutto di un prestigioso 2017 ad Elena Camarone. Vivere Adesso, questa è Elena Camarone. Allora, mentre la nostra torta, poi andremo a ripetervi anche la ricetta e come si prepara, è in forno, andiamo a vedere il menù per questo piatto che stai preparando adesso. Allora, nel frattempo vedo che stai mettendo a cubetti un pezzo, una parte finale e una fetta di circa 2 cm di gambuccio, al gambosse si dice qua in dialetto, la parte finale del prosciutto, quella più vicino allo zampone, giusto? Sì, io avevo chiesto proprio il gambuccio perché il gambuccio di solito si recupera, no? E praticamente ci si fa il ragù in Romagna, per fare il ragù alla romagnola, qui in Emilia sa invece che si usa un'altra tecnica, che non si usa proprio il gambuccio. Io adesso in questo momento lo sto sbriciolando. Stai usando una mezzaluna? Eh? Una mezzaluna? Sì. Come se fosse un prezzemolo? Sì. Non ho mai visto tagliare la carne con una mezzaluna. L'egregio signore, purtroppo, signore, non ha il robot da cucina, quindi mi devo arrangiare con l'arte. Ma assolutamente, ma guarda, ogni tecnica va bene. Assolutamente. Perché se avessi un robot da cucina l'avresti sminuzzato con le pale del robot, giusto? Però qua lo stiamo facendo tutto a mano. Siamo artigiani noi, cosa volete di più? Va benissimo, non c'è problema. Allora, mi fai vedere la ricetta per questo riso. Risotto brillo al rosmarino. Allora, usiamo del riso Carnaroli, dello scalogno, poi dopo andremo a vedere quando usare lo spumante Brut. Giustamente la nostra Laura mi sta dicendo che si usa quello che è rimasto dai festeggiamenti di Natale. Il gambuccio di prosciutto crudo, praticamente lo stai sminuzzando adesso dopo averlo tagliato a cubetti, del burro, olio di girasole, rosmarino, dado vegetale e parmigiano reggiano. Perché hai scelto l'olio di girasole? Perché è quello meno calorico e più in sapore. Non vuoi dare molto sapore a questo? Non deve sapere d'olio, non deve sapere di olio d'oliva. Non deve sapere di olio d'oliva. Io sto cercando. Abbiamo quello d'arachide, va bene lo stesso? No, non va bene. Altrimenti quello d'oliva va bene. Quello d'oliva, perché non abbiamo, ci siamo dimenticati di darmelo stamattina? Sai che cosa? Mio figlio lo trova amaro, perché io sono abituata a... Quello d'arachide? No, quello di oliva. D'oliva. Beh, questo non è particolarmente amaro, questo della Coppe, olio extravergine, non è molto amaro. Però insomma è... Comunque sì, va bene anche l'olio extravergine, perché poi alla fine si mette sul fondo finché non si brilla il riso, insomma. Ok. Benissimo. Allora, quanto... Dimentico sempre che ci siete voi, ciao! Ciao, ecco, saluta il nostro... Questo riso è poco, eh? Ma casomai lo usiamo, insomma, dai. Usiamo anche quello lì. Ne usiamo un altro, perché sono la stessa marca. Allora, va bene. Va bene, usiamo. Allora. Ma sei sicura che venga tastagliuzzato giusto così? Ma sì, non ti preoccupare, dammi tempo. No, non mi preoccupo, ma sto cercando di capire questo... Hai tolto il grasso o ce l'hai lasciato? Ce l'ho lasciato, perché si deve fondere. È per quello che ti ho chiesto l'olio in sapore. Perché è meglio che sappia di grasso di prosciutto piuttosto che di olio di oliva. Evidentemente questa mattina non mi è stato fornito, a meno che non sia andato messo da qualche parte. Vabbè, l'olio non si tiene frigo. Non ci diventare matto. Che... No, non ce l'abbiamo. Vabbè, fa lo stesso, useremo quello d'oliva. Tanto qua non siamo Masterchef. Ho visto delle scene nella nuova serie di Masterchef, non so se ti è capitato. No, di non vedere. Lo guardo, guarda. Particolarmente violente, ragazzi, questi cuochi che a vengono... A me Cracco sta un po'... Ti sta un po' addosso, Cracco? Vabbè, dai, è tutto cinema, quello lì. Ma lo so, per è quello. È tutta finzione. Dai, fanno apposta per fare spettacolo. Tu lo sai, perché noi bene o male ci incappiamo dentro che la televisione per la maggior parte è fatta per fare scoop. Esatto. Quindi di conseguenza è anche logico che sgridino le persone, però essere troppo pesanti poi alla fine c'è modo e modo, ecco. Insomma, si sfiora la maleducazione, vuoi dire. Sì, ecco. Però lui vuol fare come fa Gordon Ramsay, poi alla fine penso. Chi è Gordon Ramsay? Un altro cuoco? È il cuoco inglese, quello. Ah, non conosco. Vedrai che le tue amiche conoscono anche Gordon Ramsay. È vero. Senti, queste mele sono avanzate? Sì. Beh, ma dai, ma è una mia golosità impulsiva. Ma sono buone. Mela. È una mela al limone? Buona col limone e zucchero.
Una mela al giorno. Toglie il medico di torno. Chissà perché dicono così, eh? Perché contiene i radicali liberi poi alla fine, no? Perché disintossica, ha delle proprietà la mela che sono particolari. Però mi risulta che sia più vicino alla buccia, non al centro della mela. Se la mela ha delle proprietà particolari, bisognerebbe chiederlo ad Adamo ed Eva. È vero che la proprietà particolare che ha questo caso di far casino, scusa. allora, ho fatto un 48 lì. Il 48, visto che stiamo parlando di guerra e di indipendenza. Allora, Laura, noi fra un po' manderemo la pubblicità quando hai finito di fare questa operazione, perché ti libererai, ti diamo un microfono, ci canterai questa nuova canzone dopo la pubblicità che porta il titolo di... Piccolo amor mio, non è una nuova canzone, è un successo di Alida Ferrarese. Ah, certo, ho capito. Quella dedicata ai bambini, c'è il video che parla di bambini, è quella? No, non è quella, è quella che, dove litiga con il suo amore e che soffre durante la notte perché appunto lui si è allontanato. Cioè, Alida ne ha fatte una valanga di questo. Sì, comunque nel prossimo CD di Alida ci sarà anche una mia canzone che si chiama Maledetto amore. E non ce l'hai qua da farci sentire? No, non ce l'ho perché non mi hanno ancora consegnato la base, okay, gli perfetto, editori. Perfetto, vabbè. Sai che noi autori dobbiamo venire in un secondo assolutamente tempo. Lo so, c'è sempre prima da legalizzare tutto. Allora, facciamo una cosa, quanto ne hai ancora qua? Un paio di minuti? Sì, circa. Allora, Marco, mandiamo la pubblicità, parleremo di quello che sono gli appuntamenti di Renato Tabarone, di quello che succede alla Via dei Glicini, perché la Via dei Glicini non si ferma, il mercoledì... Domani sera ancora è aperta e quindi ci saranno le situazioni tipiche del mercoledì, ci sarà anche il giovedì del personaggio con Graziano e Maurizio e poi se avete voglia prenotate per la grande festa dell'ultimo dell'anno con Enzo Persuader, non so se c'è ancora posto ma fatelo al volo perché sarà un menù decisamente particolare che vi offre la Via dei Glicini, una serata fatta di grande divertimento come nello stile di Villa dei Glicini. State con noi mentre finiamo di sminuzzare questo prosciutto a cubetti, gambuccio, è una parte finale del prosciutto perché è più morbida. No, perché è più dura. Ah, perché è più dura, esatto. È andata troppo morbida, infatti, vabbè. Ah, ecco, non era proprio la parte finale, eh? Vabbè. Fa lo stesso, dai. Fa lo stesso, dai che ce la facciamo. Quindi pubblicità e poi torneremo con Laura che ci canterà una canzone per poi passare alla parte finale della preparazione di questo riso un po' molto veronese? No, questo diciamo origine? Questo è molto laurese. Ah, laurese, una tua ricetta, perfetto, ancora meglio. Laurese, perfetto, brava Laura. A tra poco, state con noi. Grazie, molto bella, bella voce. Grazie. C'è un usignolo, eh? No, sono una tortora, se vuoi. Signora un soprano, scusa, io non sono un soprano. No, vabbè, una tortora. Vabbè, una picciona, dai. No, la picciona è già un pochino, la tortora, la tortorella che gira, dai. La colomba, va bene? La colomba va bene. Laura, dai che è tardi, abbiamo mezz'ora. Andiamo in cucina, allora che dobbiamo finire di preparare il nostro riso. Allora, dove eravamo fermi? Non hai il microfono. Dove ce l'avevi il microfono? Legato, sì. Allora mettiti pure il grembiule. Io però adesso devo prendere il rosmarino e lo devo andare a lavare. Valle a lavare, allora. Che adesso ci penso io. Dopo ti metti il microfono, allora te lo vai a lavare, lasciamo qua questo microfono, adesso non parlare più che sei senza microfono, ti metti il grembiule, lei si va a lavare. Sminuzzo io, dai, grazie Cinzia, faccio io, non ho il grembiule, sai dopo. Sai se vado a casa che dopo c'ho l'abito un po' unto, lo sai cosa mi dice mia moglie, sì, no? Sai cosa mi dice mia moglie? Che sono un poccione, capito? Magari il termine non è dei più italianizzati, come mi vedi con la mezzaluna, Cinzia? Bravissimo. Sì, però sono convinto che se vieni tu lo fai meglio. Dico. Non sei capace di usare la mezzaluna. Non sei capace di usare la mezzaluna. Certo che nel 2017 ormai, cioè stare qua senza avere un robot, dobbiamo organizzarci con un robot, eh? Allora, adesso arriva anche il rosmarino che la nostra Laura si è presa direttamente dal giardino di casa sua. Quindi è freschissimo perché indubbiamente l'avrà preso questa mattina. Allora, noi stiamo triturando questo prosciutto che è la parte finale del prosciutto che teoricamente doveva essere più duro, però abbiamo trovato un gambuccio morbido. Va già bene così? Ma guarda come sono bravo, lo sta proprio sminuzzando.
Laura, spostati, ce l'hai il microfono Laura? No. No, allora vai da Luca che ti microfona, perché ti abbiamo, avevi il microfono attaccato. Dai, chiedi alla torta, Fulvio. Già, do un'occhiata alla torta, do un'occhiata alla torta. Non siamo in forno! Ragazzi, cosa ho fatto? Perché perde calore. Anzi, allora adesso facciamo così, gliene diamo un po' di più. No. 180, ma è un forno debole questo, Laura, non lo sai? Mi dicono tutti che ci mette più tempo del solito, mettiamo a 190. Guarda, comunque già limitata, la vedi che va su, sta andando su. Sta andando su? Sì, sta limitando, piano piano. Allora, Laura, abbiamo mezz'ora di tempo, col riso, andiamo. Dai, via, facciamo via, vedere via. Come si fa, anche se non viene perfettamente, tanto a casa non lo sentono, sono io che lo giudico, va bene? Allora, io ho messo lì una padella. La mettiamo a bollire? Mettiamo a bollire, bravo. Mettiamo a bollire, ti do una mano, perché sennò qua facciamo notte. Esatto, pentola a bollire dove metteremo il dado, suppongo. Esatto. Rosmarino di casa tua? Rosmarino del mio condominio. Condominio perché ce l'hai in balcone? No, ce l'ho giù nel giardino condominiale. Io abito in una quadrifamiliare. E c'è il giardinetto e ci coltivi oltre al rosmarino? C'è ovviamente la salvia e poi delle daglie, delle rose. E c'è il calicanthus. Calicanthus? Che cos'è il calicanthus? Sembra un animale preistorico. Tyrannosaurus. È una pianta antica. Allora, io sono appassionata di piante antiche venete. E una delle quali è il canestro, il canestrello, che fiorisce a maggio, e c'è anche quella nel mio giardino. E poi invece mi piace molto anche il calicanthus, che invece è un fiore invernale che viene a febbraio. Oh, conoscevi Luca il calicanthus? No. Chiedo alla Cinzia, alla nostra segretaria di redazione, che sa tutto, se sa cos'è il calicanthus. Cinzia non si è persa. Sì, l'ha presa tutto, quindi lo sa. Sì, lo sa. Sai che mi viene voglia di andare su Wikipedia a vedere che cos'è il calicanthus? Perché no, io sai che sono, oltre ad essere un goloso impulsivo, sono anche un curioso impulsivo. Ho faticato a trovare la pianta perché non c'è più la tradizione, Dici? Eh sì. È una bellissima pianta, è un arbusto, con foglie medie, foglie cariche, con fiore giallo. Anche bianco! Beh, anche appunto, bianco. te l'ho chiesto a te. E viene dalla Cina. Come lo zenzero, Calicanthus pianta, Wikipedia, Calicanthus chimonanthus precox. Di precox, ragazzi, c'è bisogno. C'è anche una residenza per anziani, si chiama così. Una residenza per anziani. Vabbè, comunque, il calicanto è questo qua, eccolo qua, adesso lo facciamo vedere, aspetta che vada a fuoco un attimo. Ecco, questo è il calicanto. È questo? Sì. Confermi? Sì, confermo. È profumatissimo. Il latino ha nome Cimonanthus 1. Eccolo qua adesso che è andato a fuoco, guarda che bel fiore. Quindi, di cosa si usa di questa pianta? È un arbusto, praticamente sono i rami che fanno i fiori. Ah, usi i rami? Sì. E il fiore si butta via? No, il fiore attaccato ai rami, vedi? Non è un fiore che nasce col suo stelo, è solo attaccato ai rami, tagli i rami e fai la composizione del vaso, ci serve un vaso alto. Ma qua, insomma, io da insomma, qua... ad espatriare, andare fuori dai confini del Reggiano, tu ci sei perso. No, ma chissà cosa mi sono perso nel resto d'Italia, perché noi qua, sai, siamo il paese dei tortelli e dei cappelletti e delle lasagne. Ma io se vuoi vengo ogni tanto a trovarti. Sperando. E cosa mi fai? Ti faccio quello che vuoi. Vabbè, ti faccio le cose della mia terra, se vuoi, ti faccio varie cose. Va benissimo, non c'è problema. Di risotti, compreso quello col tastasale e col pontel, che io sono nata proprio nella zona giusta, che sarebbe originario di Villimpenta, Nogara, Casteldario. E io sono nata a Nogara. A Nogara, perfetto. Sì. Allora, io adesso volevo fare una cosa perché insomma, mi piace tanto fare un po' il fiorello e venire vicino a voi. 136, no, qua sto cercando di capire come funziona perché ogni tanto abbiamo dei piccoli blackout, ma questo non è un problema. Allora,
stiamo cercando. No, dai, bisogna che facciamo sto riso, abbiamo 26 minuti, basta, devi stringere. Va bene così, lascialo un po' grosso, dai, non fa nulla. Ma boh, allora questa me l'hai messa che sta per bollire. Lo scalogno. Dove me l'hai messo? In frigo. C'è la cipolla. Ah, e poi qua anche lo scalogno. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Purtroppo abbiamo perso la mezz'ora nella quale tu ti sei, come dire, fermati in autostrada. Abbiamo avuto dei piccoli problemi di traffico questa mattina dovuti alla nebbia, dovuto a tutta la gente. Ah, sai perché forse c'era... Perché ci sono tutti i tedeschi che vengono... Cioè i tedeschi, gli italiani... Che tornano dalla Germania, che tornano dai vari posti, dici? Esatto, secondo me è per quello. Ma c'era un nebbione, invece io ho trovato dei gran trattori, ti dico anche la verità. Sì? Sì, perché l'autostrada non è vicina a casa mia. Allora, dimensione dei cubetti di prosciutto, eccoli qua, li vediamo. Dovrebbero anche più sottili. Dovrebbero più sottili? Sì, dovrebbero essere, su un robot di cucina diventano anche più sottili. Cioè qui diventava quasi un macinato. Una cosa molto sottile. Questo invece è il rosmarino. Questo è il rosmarino tritato. Rosmarino tritato. Qua invece stai tagliando lo scalogno. Sì. Quindi questo è praticamente quello che serve per condire il riso. Per mantecare il riso. Mantecare il riso. Poi userai del brodo di dado per... Ti vengo vicino a vedere come tagli. Qua entriamo proprio nei dettagli. Devo tagliarlo sottile sottile. Adesso io non ho più tempo, quindi lo taglierò un pelino più grosso. Scusate. Vabbè, è lo stesso. 24 minuti, il riso ci vuole 20 minuti a cuocersi? Sì, si è staccato qualcosa dietro, non so che cosa. Dietro dove? Dietro il grembiule. No. Ho sentito qualcosa partire tipo elastico? No, no, non si è staccato nulla, tutto a posto. Boh, a posto. Adesso con la telecamera stavamo andando proprio dietro. Allora, mentre metti tutto nella pentola. Ah, è fissa. È fissa. Così va bene. Vuoi un cucchiaio? Fai con le mani, non c'è problema. Ah, metti tutto insieme. Sì. Mi accendi il gas? Ecco, stacchiamo pure la nostra carne. In medio. L'olio. L'olio, usiamo quello d'oliva, eccolo lì. Tu dici che cambierò il sapore, ma vedrai che con l'olio d'oliva è tutto più buono. Adesso mi serve un bicchiere, mi serve il riso, che lo misuro a bicchieri, un piatto. Arriva, un bicchiere. Il bicchiere ce l'ho qua, guarda. No, allora, il riso, latte, questo, il riso. Un altro del latte, niente. Ce l'abbiamo un altro. Un altro bicchiere. Usiamo... No, era il carnaroli. Era questo qua, se mi apri quello lì... Ti apro anche questo, con le forbici. Questo microfono è meglio che vada altrove. Una volta avevamo anche le forbici. Qua trovare tutti gli attrezzi è sempre complicato. Io misuro a bicchieri come fanno i mantovani. Portate pazienza, sono nata sul confine mantovano. E quindi quanti bicchieri ne usi? Due bicchieri per fare quattro porzioni. Ogni bicchiere sono due porzioni circa. Porzioni leggere, dai. No, porzioni abbondanti. Ma chi piace il riso, eh? Vai, porzioni abbondanti. Vai, l'acqua sta già bollendo, il riso lo mantechiamo. Dunque, due bicchieri, li mettiamo in questo piatto. Riso con prosciutto, rosmarino e scalogno. Poi aggiungeremo anche lo spumante brut. Allora, intanto facciamo imbiondire lo scalogno. Mi sa che devi metterlo un po' più alto. Il cucchiaio di legno che mi avevi mostrato prima. Eccolo qua. Eccolo qua, ce l'abbiamo, perfetto. Quello li va via. Quindi solo il soffritto con olio e cipolla, esatto, giusto, scalogno. Sì. Esatto. Sta già soffriggendo perché si sente il profumo. Dobbiamo mettere un dado qua? No, mi arrangio io. Ti arrangi tu? Mi serve un mestolino. Un mestolino. Abbiamo un mestolone. Va bene. Va bene? Ok, grazie. Poi, faccio da assistente quest'oggi? Perché purtroppo stiamo facendo le cose in fretta perché la nostra Laura causa traffico, come detto prima, è arrivata in ritardo. Cuoca cantante quest'oggi, Laura Monti. Abbassiamo adesso? Sì, abbassa un pochino.
Mettiamo i due bicchieri, di riso. Ci possiamo anche alzare magari. E lo sigilliamo, poi mi apri lo spumante. Apriamo lo spumante perché lo spumante brut. Ce l'hai avanzato? Che avanzato? No, noi ne apriamo una, figurati. Mm. Allora, devi sapere che a casa mia sono quasi tutti estremi. Quindi quando apriamo lo spumante è cin con il flut. E basta? E basta. Insomma, allora non siete dei gran consumatori, nonostante ci siano dei vini notevoli, come del resto in tutta Italia. Come no, poi nominiamo Custoza, non vogliamo nominare il Custoza. Il bianco, il famoso bianco di Custoza. Il vin santo proviene da quella zona là. Allora, noi abituati il a fare Reciotto, il lancio del tappo. L'amarone. Tutti arriva? I vini di Custoza. Luca, sei pronto? Arriva a te? 1, 2, 3. Apriamo lo spumante. Auguri. Perfetto, il lancio è riuscito. Prego con lo spumante. Ecco, ovviamente si usa una coda di avanzo, Non dovete aprire la bottiglia apposta se ce l'avete aperta. Ti è arrivato addosso, giusto, preso, perfetto, porta fortuna. Stavi dicendo la coda, vabbè, quello che è avanzato. Spumante circa, brutto, quindi secco, non sì, dolce. Brutto, circa un bicchiere. Allora, lo vorrei... Andiamo a sentire come gira questo brut. Ti servono i dadi. Ti servono i dadi. Dadi da brodo con carne? No, vegetali. Abbiamo solo quelli con carne. E allora dammi quelli. Non ci sono, ma che vegetali? Dai, ma qua noi andiamo... Tieni. Voglio sentire questo... Rocca de Forte che trovate in esposizione nei supermercati Coop. Non male. Non è delle cantine riunite, ma chi lo fa? Lo fanno a Serra San Quirico ad Ancona. Anche ad Ancona fanno, infatti c'è un po' di pignoletto. Aggiungiamo brodo di carne. È troppo alto? No, va bene intanto adesso. Dopo ti dico io quando abbassare. Qua stai mettendo solo l'acqua però. Perché ci metti i dadi dentro, perché altrimenti... Ah, metti il dado all'interno del riso? Nell'acqua di cottura. La torta come sta andando? Perché dovremmo essere più o meno verso i 40... La torta è bella da vedere da qua. È bella? Sì, adesso dammi il tempo di sistemare. Tranquilla. Qua e dopo mi giro. Tranquilla, abbiamo ancora 20 minuti, quindi il dado non lo metti per fare, lo metti da sciogliere qua, due dadi? Sì. Tu consiglieresti i vegetali? Sì. Però, diciamo che anche quelli di carne sono più saporiti. Appunto quello, magari ne dava uno e mezzo, soltanto che... Poi dopo dovrai aggiungere rosmarino e prosciutto, giusto? Esatto, sì, e formaggio. Formaggio ce l'abbiamo, eccolo qua. Buon parmigiano reggiano DOP. Questo possiamo mettere via? Sì. Il dado? Sì, sì. Hai uno stuzzicadenti? Sì, là. L'hai già visti tu. Stuzzicadenti. Cosa ci facciamo con gli stuzzicadenti? Proviamo a vedere se la torta è cotta. Ah, si usa lo stuzzicadente, eh? Hai una presina? Una presina, certo che ci sono. Adesso te le tiro fuori dove sono le presine. Da fa niente, le presine guarda. Da qualche parte. Eccole lì. Eccole qua. Perfetto, le abbiamo trovate. Come ripeto, sembra che non ci sia tutto. Non di quel che non manca niente, si dice in verità. Che se non manca niente, ciò. Brava. Di quel che... Va bene? È quasi cotta. Quasi cotta, perfetto. La lasciamo a 190 o abbassiamo un po'? Aspetta un attimo. Quasi cotta, 5 minuti. 5 minuti? Perfetto. Vedi allora, i tempi erano giusti, circa 45 minuti per questa torta. Allora, mentre tu 5 minuti, mentre finisci di preparare il riso, che ha bisogno ancora di... Mi devi abbassare la... cottura. Ecco qua. Piano piano adesso cuociamo il riso, mettiamo dentro l'acqua per mantenerlo all'onda, ovviamente.
Quindi abbiamo bisogno di? Abbiamo bisogno di 20 minuti per cuocere il riso. 20 minuti da quando l'abbiamo cominciato, perché l'abbiamo ancora 16, quindi dovremmo fare... Puoi abbassare anche qui, che adesso bolle troppo. Mettila al minimo. Tanto l'acqua è calda. Allora, ci facciamo un altro piccolo break musicale. Una bella mattinata di sole. Non sembra neanche inverno, se non fosse perché c'è freddo. Certo. Giusto? Certo. Allora... il nostro riso sta per cuocere, la trolta l'abbiamo già tolta dal forno, l'abbiamo messa nel nostro mini abbattitore, la stiamo raffreddando un po'. Il riso come sta andando? Il riso sta cuocendo piano piano, ci vogliono ovviamente Sentiamo. Tempi di cottura del riso. Sentiamo a che livello di cottura è. Poi dietro, abbiamo ancora 11 minuti. Dai, 5 minuti diciamo. 5 minuti forse viene pronto. Allora, visto che siamo al termine, vediamo di fare il riepilogo e la nostra Laura ci spiega come ha fatto innanzitutto questo riso, il risotto brillo al rosmarino, anche se non è finito perché ci devi aggiungere ancora il rosmarino e prosciutto gambuccio. Innanzitutto qua hai fatto un soffritto di olio e cipolla. Di olio e di cipolla, di scalogno meglio dire. Poi ho messo il riso perché si tosti, poi ho messo l'acqua, il brodo, insomma, come siete abituati a fare. Io sono abituata a mettere i dadi direttamente in base ai bicchieri che metto di riso. Quindi due dadi per due bicchieri di riso. Sì, esatto. E poi niente, si lascia cuocere, prima si brilla con lo spumante, prima di fare tutta questa operazione, l'abbiamo detto, no? Lo spumante, con l'avanzo dello spumante. Poi appunto quando sarà vicino alla mantecatura metteremo dentro il prosciutto crudo e il rosmarino e poi metteremo il burro e il grana. E quanto andrà lasciato il prosciutto? Il prosciutto rimane, lo mangi. Ah così, al volo? Al mangio. Non va cotto? No. Proprio alla fine? Sì, sì. Anche il rosmarino? Anche il rosmarino. Rosmarino tritato. Il rosmarino tritato tu sai che sprigiona gli oli essenziali del rosmarino che sono diuretici, digestivi. Disintossicanti. Devo dire che dalla quantità di rosmarino che hai usato, ecco vedi, ho l'impressione che saprà molto di rosmarino. Ma adesso rosmarino io sarà... ho tagliato, vediamo un pochino perché... Vedi tu? No, ma il sapore del rosmarino va anche bene, per carità, non è male. Allora, d'altro canto, invece, dall'altra parte, abbiamo preparato anche la torta che fra un po' vi faremo vedere. Due minuti che si raffreddi, se no non si riesce a tagliare, giusto? È venuta stupenda. È venuta stupenda, sei stata brava, me l'ha detto da te, è venuto come tu pensavi. Sì, quasi. Una torta di me... Te l'avevo postata però. Sì, certo, visto, certo, però sai, parla qua con attrezzature che non sono le solite a cui sei abituato a lavorare, potrebbe essere diverso. Bene, con la torta dobbiamo lasciarla lì un altro po'? La lasciamo lì ancora 4 minuti, la tiriamo gli ultimi 5 minuti, va bene? Va bene, dai, gli ultimi 5 minuti ce la facciamo. Gli ultimi 5 minuti, perché qua siamo arrivati proprio di corsa, con i tempi proprio quasi calcolati, abbiamo perso la prima mezz'ora, torno a ripetere. La prossima volta vedo di, di partire no, prima. No, dai, non è detto, adesso magari... Prenoterò a Reggio. No, ma vedrai che se vieni a febbraio, marzo, magari le nebbie non ci sono più come adesso. Adesso è un caso particolare, perché ci sono stati degli anni in cui le nebbie proprio non si facevano vedere. Invece quest'anno veramente dà da fare questa alta pressione che non va via. E le previsioni, a parte un'ondata di freddo che dicono che arriverà ai primi dell'anno, Io mi ricordo quando venivo dalle Arco appunto che ci mettevo un'ora e venti a venire fino a qua. Allora abitavo a Nogara e niente, venivo da Cadelbosco sotto, la stessa strada che ho fatto stamattina insomma. Ecco. Sì, però se non c'era traffico sull'A22 potevi uscire a Campo Galliano, prendere la tua strada del sole e però cioè, magari per evitare il traffico autostradale, perché capita di incidenti in autostrada, si è bloccata. Il riso allora come vedi sta procedendo? Tu, sta procedendo. Andiamo. Adesso si è allungato un bel pochino. Ancora duro. Ancora duro? Vabbè, dovremmo impiattarlo, magari una parte per far vedere come è venuto, se poi un pochino al dente, io... Anche così lo mangio lo stesso. Aspettiamo gli ultimi 3 minuti. Nel frattempo vi ricordo che cosa succederà nei prossimi giorni. Domani saranno qui con noi Marco e Rosella per augurarvi il buon anno. Ricordo anche venerdì,
Venerdì qui con noi ci sarà Alba Rosa, la cuoca di Gatteo Mare, che abbiamo conosciuto quest'estate quando eravamo a Gatteo, e in sua compagnia il presidente della cooperativa Bagnini, il bagnino più forte dell'Adriatico, ovvero Massimo Bondi, e molto probabilmente ci sarà anche il sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi. Quindi sarà una... Il gatto non ce l'avete, il gatto matto. Lo conosci il gatto di Gatteo? Sì. Ma magari se lo portano dietro, magari il gatto... Ero all'incirre dei provini per Primino Partisani, per l'appunto ho visto il gatto matto, ho visto. Il gatto Gatteo, insomma, veramente, veramente fantastico, insomma, ormai è diventato l'emblema del Gatteo Mare Village. Qua naturalmente anche quest'anno avremo la possibilità di collegarci per trasmettervi in diretta dalle cucine degli alberghi quello che preparano da mangiare gli albergatori di Gatteo. Si mangia benissimo Gatteo. Si mangia benissimo, è vero. Andateci a cucina Gatteo, casalinga. Ma che bello, poi la spiaggia bella pulita in ordine. È vero, quello è importante. Rischiate di trovare Casadei anche in giro. Sì, sempre lì a Gatteo. Infatti, perché lui è di Gatteo. Beh, in realtà abita on the wild side, nel senso, come diceva Lou Reed. Perché c'è la via centrale di Gatteo, sì, che divide Gatteo dal comune di Cesenatico. Sì. Lui abita dall'altra parte della strada e quindi già è il comune di Cesenatico. Però, insomma, con quella bella rotonda che poi c'è lì al centro di Gatteo per andare a Gatteo Paese. Esatto. Quella di Secondo Casadei. Dove c'è appunto Romagna Mia, Romagna in Fiore, c'è la scritta con due ballerini. Lontano da te non si può star, ci sono i ballerini da una parte e l'orchestra di Secondo Casadei dall'altra. Brava, vedo che conosci bene queste zone. Romagna capitale, cosa vuoi che ti dica? Romagna ballerina. Romagna superstar. Dai, vai a prendere la torta, se no non ci sentiamo e non riusciamo a farla vedere. L'abbiamo messo nel nostro... Io voglio adesso però mantecare il riso. Ma sì, mantecare il riso. Allora, la torta la mettiamo, è ancora calda, eh? Ce la fai? Non bruciarti. Dai, allora facciamo così, in guarda. In questo piatto. Mi serve, ecco, il coltello della torta era questo. Se ce la facciamo... Cerchiamo. Forse ce la facciamo. Non riusciamo a toglierla dalla carta, ma probabilmente dal cerchio sì, dalla tortiera sì. Vabbè, la lasciamo nella carta, la mettiamo lì, non è un problema. Siamo un po' in ritardo. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Complimenti. E dice che dalla carta non ci si riesca? No, vai pure a metterla in un piatto. Eccola qua. Purtroppo rimane la carta sotto perché ha bisogno di raffreddarsi. Allora, mantechiamo anche aggiungiamo prosciutto e rosmarino al riso. Aspetta, dov'è il mio cucchiaio? Allora, adesso qui mettiamo il burro che è nel frigorifero. Ancora del burro? Sì. Ancora del burro, l'altro l'abbiamo messo nella torta, qui non l'abbiamo ancora messo. Adesso questo sarà da zucchero. Beh, ma lo puliamo, non è un problema, tranquillo. Quindi facciamo sciogliere anche il burro. Facciamo sciogliere il burro. Allora, adesso abbassiamo la fiamma completamente. Proprio spento? Quasi, al minimo minimo. Così. Perché si deve sciogliere il burro dentro nella... Sciogliamo il burro e poi dobbiamo aggiungere prosciutto. Il prosciutto crudo e il rosmarino. E poi il grana. Intanto, se inquadriamo la... Possiamo andare col prosciutto? Aspetta che... Sei volevo sicuro riuscire... che non si stacchi la carta? Tagliala, se no rompi il pezzettino. Sì. Bella torta di mele, che sono convinto... Sarà una delle cose più interessanti. Eccola qua. Mi spieghi allora come hai fatto questa torta di mele? Tre uova, 120 grammi di zucchero, albumi montati a neve, tuorli montati con lo zucchero, ci metto dentro un pochino di buccia di limone per dargli l'aroma al limone, le mele vanno tagliate con dentro il limone, ci si mette dentro il succo di limone, dopodiché si mettono 250 grammi di farina, e 250 grammi di farina, un bicchiere di latte, 120 grammi di zucchero e lievito per dolci.
Perfetto, allora intanto noi apriamo la nostra confezione di parmigiano. Noi per ovvi motivi di praticità usiamo quello già grattugiato, ma sarebbe sempre meglio usare quello. Io aleggio proprio usare quello grattugiato. Da grattugiare al volo. Perdi punti, perdi. Sì, esatto. Allora, eccolo qua, il nostro formaggio, dove va aggiunto? Aspetta. Abbiamo 2 minuti. Vai, aggiungilo Vai sopra. Tu, metti tu quello che ritieni più opportuno. Mettimene un po' qua. Questo è il piatto, sono i 2 piatti che andiamo a presentare. Direttamente dalla nostra Laura Monti, esperta di musica. Direttamente dal Veneto. Direttamente dal Veneto. Ecco, mettimene un po' qua. Ti ho sporcato il piatto. No, guarda, se ci fosse Gracco Barbieri cosa ti diranno? Guarda, lo puliamo subito questo piatto, stai a vedere come si fa, così. Lo prendiamo e lo mettiamo qua, perfetto. Dai, pulito. Facciamo come fanno i cuochi in cucina. Esatto, perfetto. Allora, questo è il riso. Velocemente la ricetta, manca 1:26, inquadriamo il riso, inquadriamo il riso. Scalogno, riso da brillare, e poi una volta tostato il riso si bagna con lo spumante, si lascia cuocere con il brodo vegetale, dopodiché si mantica con il burro, con il parmigiano e ci si mette dentro il prosciutto crudo, sbriciolato con il rosmarino passato in... Ma in effetti, visto la quantità di rosmarino, il sapore predominante è quello del rosmarino. Sì, però non è male, dai. Buonissimo. Però avrei usato meno rosmarino. Ma quello purtroppo è perché abbiamo fatto tutto di fretta. Quindi, se vi piace il sapore del rosmarino, usatene tanto. Altrimenti, state malissimo. È stata con noi quest'oggi Laura Monti. Ringrazio per averci cantato le sue belle canzoni e per aver preparato questa delizia. Grazie Laura. Grazie a voi di avermi ospitata e speriamo di vederci... Al più presto. Al più Dai, presto, prossimi sì, mesi sicuramente tornerai a cucinarci qualcos'altro. Certo. Grazie per essere stati con noi. Domani con Rosella e Marco dalle 10:30 Cuocantanti Puriloro. Buona giornata a tutti. Ciao.